Il tema per il 2016 è un anno di vittorie. Non pretendo di essere profetico in questo, ma vi sto ricordando di quello che è vero. Voi siete credenti e siete vincitori nel nome di Gesù. Più grande è colui che è in voi di chi è nel mondo. Ma noi focalizzeremo su come possiamo muoverci nella vittoria e non un approccio superficiale, trionfalistico. Noi sappiamo che ci sono difficoltà nella vita, sofferenze, ma in mezzo a tutte queste cose noi possiamo imparare a vincere. E la cosa principale è pregare, quindi noi vedremo, iniziando oggi, una serie sulla preghiera, anche se l'altra domenica ho parlato della preghiera che vince. E così noi abbiamo già il dono, il DNA di essere intercessori di prima classe perché lo Spirito Santo è in noi. E quindi noi scorreremo con questa serie. Il mio titolo oggi è Preghiera, antidoto per l'ansietà. E questo è il messaggio che noi porteremo a casa. Dio ci dà una pace soprannaturale se noi abbiamo un cuore travagliato. Soprannaturale, questo è importante, la parola è importante. E più tardi, nelle cellule, poi a casa, potrete vedere, anche nelle note. E se il leader della vostra cellula si è dimenticato di portare le note, potete scaricarle da internet. Andremo a vedere adesso qualche versetto in Filippesi capitolo 4, versetto 4. Rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravvanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Alcuni anni fa ho avuto il privilegio di accompagnare il dottore Maurice Cerullo nella città di Cambridge, dove ha preso parte a un dibattito nella società di Cambridge dei dibattiti. E io sono andato lì per accompagnarlo, per aiutarlo, e noi siamo stati portati in una sala a parlare prima del dibattito con il presidente di questa società. Era una donna che chiese a Maurice Cerullo questa domanda. E se lo conoscete, lui è stato un evangelista. E la domanda fu questa. Dottor Cerullo, io ho guardato nell'internet, ho fatto alcune ricerche su di te, e lei ha detto, come fai a confrontare tutte queste critiche, tutte queste cose che scrivono e dicono su di te, come fai a sopportare questo? E il dottor Cerullo ha preso un sospiro, e non cercherò di imitarlo adesso con lo stesso tono di voce, ma disse, mia carissima sorella, quello che io sto per dirti, dovresti scriverlo su questo muro, e vale $1 milione. Questo lui disse. Ho imparato a confrontare la situazione così come è, non come io vorrei che fosse. Queste sono parole sagge. È inutile pretendere che non stiamo confrontando quello che stiamo confrontando, come in quel versetto, nel versetto 5, dove dice ricordatevi che il Signore tornerà presto. E quando noi pensiamo al ritorno di Gesù, tutto quello che significa per noi, allora abbiamo questa immagine
di un regno meraviglioso dove Cristo Gesù stabilisce ogni cosa senza problemi, senza difficoltà, senza malattie, senza morte, senza nessuna tassa da pagare, nessun vicino di casa che ci tormenta. Un'esistenza meravigliosa e noi desideriamo vivere lì, ma la verità è che dobbiamo aspettare per questo. E mentre noi aspettiamo, cosa confrontiamo? Noi sappiamo che il Regno dei Cieli è qui, abbiamo una relazione con Gesù, abbiamo un contatto con il Re e quando noi arrendiamo le nostre vite a Lui, sappiamo però che la pienezza deve ancora venire. La pienezza non è ancora arrivata, noi ringraziamo Dio che noi arriveremo alla fine, abbiamo questa sicurezza in Filippesi 1:6, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Allora abbiamo una sicurezza che ce la faremo anche nei momenti difficili. Il nemico è fuori e non siamo paranoici se crediamo questo, perché Gesù l'ha detto che il nemico è come un leone ruggente che sta cercando chi possa divorando e ruggisce intorno a te, ma tu sai che se il Dio della pace lo ha schiacciato sotto i suoi piedi, Dio ti farà arrivare alla fine. E lui riuscirà a portare a compimento l'opera che ha iniziato in te. Questa è la sicurezza in questi tempi di conflitto, di difficoltà. Noi viviamo in una permanente condizione di frustrazione perché vogliamo sempre di più e se abbiamo di più vogliamo ancora di più. Viviamo in un mondo che è così lontano da Dio e spesso noi siamo alla mercé di altre persone quando noi testimoniamo di Cristo Gesù e questi sono i decenni, gli anni più difficili che io abbia mai visto come cristiano ed è veramente difficile oggi essere un cristiano, ma noi abbiamo la sicurezza della sua presenza, della sua potenza adesso che ci rende capaci di vivere per Cristo Gesù, le promesse che ci dicono che noi viviamo fino al ritorno di Cristo, vinciamo fino al ritorno di Cristo Gesù. E Lui sta per tornare. Oh, ma questo è stato detto 2000 anni fa. Deve essere veramente in ritardo, perché se hanno detto 2000 anni fa che sta per tornare adesso, allora quanto manca veramente. Noi stiamo aspettando il ritorno di Cristo Gesù, ma nel frattempo il libro dei Filippesi ci dice come dobbiamo vivere mentre aspettiamo quel momento. Dobbiamo avere gioia, pace, portare frutto, essere degli evangelisti, avere pace, pazienza. E c'è una lista lunga. E noi diciamo, oh, ma come faccio io? Com'è possibile vivere così? E Lui qui ci dà la risposta. Impara a pregare, ecco quello che dice, impara a pregare. Verso 6 e 7, leggiamo, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiere e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravvanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Pregare non è un esercizio religioso, è una delle cose più pratiche, se non la più pratica cosa che tu puoi fare. Alcuni anni fa un mio amico venne da me con un grande problema, i suoi problemi erano enormi, tutto stava crollando nella sua vita e lui aveva bisogno di aiuto. E io volevo aiutarlo e gli dissi, allora dai, preghiamo. E quindi ho pregato e di nuovo pregato e lui non partecipava molto a questa preghiera. Ho aperto i miei occhi, ho visto che i suoi occhi erano aperti e lui mi ha detto, ma io pensavo tu volevi aiutarmi. E io dissi, ma sto pregando. E lui mi disse, ma io pensavo facevi qualcosa di pratico per me. E io dissi, ma non c'è niente di più pratico della preghiera. Siete d'accordo? Oh, certo, dopo aver pregato ci sono tante cose che tu puoi fare, ma non puoi fare nulla senza aver prima pregato. Allora, quando noi guardiamo ai benefici della preghiera, sembra buono guardare ai benefici di quello che Dio ci chiede di fare, i benefici sono enormi. Qui la parola di Dio dice che la preghiera
caccerà fuori l'ansietà. Non preoccupatevi di nulla, ma pregate di tutto, su tutto. E quindi se voi pregate su tutto, non avrete più preoccupazione di nulla. Quindi Dio ci sta dicendo, coprite ogni cosa con la preghiera. Quindi imparate a parlare a Dio di ogni cosa, a riguardo di tutto. Lui è la prima persona da cui deve andare. O se qualcuno parla di te, esempio, allora tu prendi il telefono e parli con il tuo amico, e se lui ti ascolta, lui è uno che vuole solo commiserarti, o vuole lamentarsi con te, sai quello che cosa ha fatto? Oh, devi parlare a Dio, devi parlare con Dio. Se pensa alla storia del nostro movimento, Joseph Smith, non Joseph Smith il mormone, ma quello delle Elim, era un uomo unto da Dio, un predicatore molto unto, e venne a visitare qui Kensington Temple, e Ellen Corsi, che era il pastore a quel tempo di questa chiesa, era venuta a trovare appunto il pastore. Una donna anche venne a trovare il pastore. Joseph Smith aprì la porta a questa donna e la donna chiese: voglio fare una domanda al pastore. E lui gli disse: hai parlato con Dio di questo? No, allora è inutile che vieni qua, non tornare finché non avrai parlato con Dio. Lui era un uomo così. Noi ovviamente non vogliamo trattarvi così, ma questo è un principio dove vogliamo insegnare che la preghiera è importante, e noi vogliamo scoprire la preghiera soprannaturale. In quest'anno di vittoria, per vincere noi dobbiamo metterci in ginocchio, perché è lì che vinciamo. E noi dobbiamo parlare con Dio di tutto. Lui è il nostro miglior amico. Lui vuole che noi gli portiamo le nostre domande, che parliamo di qualunque cosa, e così impariamo a fidarci di Lui in tutto. Quello che qui sta dicendo è molto elusivo per questo mondo. Qui dice che le pressioni della vita, e anche Gesù parlò delle pressioni che possiamo avere nella vita, e oggi come corre la vita veramente ci mette tanta di quella pressione oggi, che le droghe per chi soffre di ansietà, paura, depressione, sono le più vendute, perché oggi è veramente difficile vivere, andare avanti. E oggi tutti i modi anche che il nemico ci dà cose da fare, ci toglie quel tempo in cui possiamo fermarci e possiamo riposare, possiamo pensare, e tutta quella pressione che viene dal nostro lavoro, dalla famiglia, da tutte le cose che dovremmo fare. Anni fa noi passavamo il tempo per salvare soldi, adesso invece salviamo soldi per avere del tempo, avere più tempo. Gli stress finanziari e gli stress spirituali, emozionali, ma ci sono poche soluzioni. Oggi le persone vanno dai medici, e io credo nelle medicine che sono prescritte da un buon dottore, anche contro l'ansietà, la depressione, che possono avere la loro radice in una situazione chimica del proprio corpo. E alle volte i dottori sono così presi da troppo lavoro che danno le prescrizioni troppo facilmente. Alle volte la medicazione è anche la maniera più svelta per uscire fuori da una certa situazione. L'aiuto psicologico è anche disponibile oggi molto facilmente, ma spesso non ti possono portare molto lontano.
E ci sono anche altri aiuti spirituali come la New Age o altre tecniche spirituali per aiutarti. Eppure le persone ancora hanno fatica a vivere e sono sotto stress, sotto ansietà. Ma la Bibbia non ci dice che noi non avremo mai ansietà o ci sentiremo in difficoltà se non preghiamo. Ma la promessa qui è che quando queste cose ci attaccano, noi sappiamo cosa fare, noi le portiamo al Signore, a Gesù. Non significa che non avremo mai bisogno di aiuti medici o psicologici, ma io vi dico che in tutte le nostre circostanze, che tu ti senti bene o non ti senti bene, se va bene o se non va bene, Dio è in controllo e Dio è con te e andrà bene. Quindi dice così tu preghi. Nel versetto 6, leggiamo da un'altra versione, dice: non state in ansia per alcuna cosa, rivolgetevi invece al Signore chiedendogli tutto ciò di cui avete bisogno. E quindi dobbiamo portare il nostro ringraziamento anche a Dio. Questo ci mostra quanto profondo è questo versetto. Sembra un semplice versetto che ci muove verso qualcos'altro, ma invece no, è pieno di rivelazione. Noi possiamo imparare a pregare, come nei libri Preghiera efficace di Spada dello Spirito, entriamo più in particolare. La parola preghiera significa focalizzarsi su Dio, andare da Dio, rivedere la nostra visione, rinfrescare la nostra relazione con Dio. Perché la preghiera è la radice della nostra relazione con Dio, ci focalizziamo su Lui e lo contempliamo nella sua infinità. Così i tuoi problemi vengono riportati alla giusta proporzione. Così per preghiera e supplica. La parola supplica è la parola per richiesta. E la parola qui è una parola che esce dalla comprensione di quello che hai veramente bisogno. Di a Dio quello di cui hai veramente bisogno. Si può tagliare questo pezzetto dal DVD perché c'era un rumore nel microfono, così adesso riparto lì da dove ero. Quando noi andiamo a Dio con i nostri bisogni e gli diciamo quello di cui abbiamo bisogno, prima focalizziamo con Lui, ecco che allora poi veramente capiamo quello di cui veramente abbiamo bisogno. E secondo, quando andiamo a Lui con i nostri bisogni, il Dio che vede i nostri bisogni, in empatia, in simpatia con noi, perché Lui è un Dio di compassione ed è un Padre che vuole soddisfare i nostri bisogni. Fate questo con ringraziamento. Ringraziamento è importante. Primo, perché quando tu ringrazi Dio per tutto quello che ha fatto, cresce la tua fede. Lui l'ha fatto per me prima, può farlo di nuovo. Io sono stato qui prima e Dio mi ha visto e mi ha aiutato a uscirne, ecco che lo farà di nuovo. Grazie Signore che tu mi ascolti e mi rispondi. Grazie che io possa esercitare la mia fede e posso ringraziarti perché so che la risposta sta arrivando. E alla fine lo ringrazierai, lo loderai. Ed è importante ringraziare Dio per ogni cosa, invece di stare lì a lamentarsi sempre, a dire le cose che non ha fatto. Incomincia invece a ringraziarlo per quello che Lui ha fatto. C'è una canzone che dice: conta le tue benedizioni una a una e sarai sorpreso da quello che Dio farà. E quindi poi continua. E con ringraziamento e supplica che le tue richieste possano essere rese conosciute a Dio. Perché devo dire a Dio i miei bisogni? Tanto Lui li conosce. Spesso quando noi preghiamo Lui ha già risposto,
Lui va avanti della nostra preghiera perché anticipa, così Lui opera nella nostra vita. Ma la preghiera non è solo un sedersi lì e aspettare che Dio facesse qualcosa o pensare qualcosa, ma con Dio pregare è una richiesta, un richiedere un intervento di Dio, così come per un avvocato, no? Vediamo, immaginiamo che qua c'è qualche avvocato. Allora, se c'è un giudice e il giudice sa quello di cui tu hai bisogno, ma non fino a che l'avvocato arriva e fa la sua petizione, allora il giudice poi agirà. E questo è il tipo di linguaggio che abbiamo qua. Dio conosce i tuoi bisogni, ma Lui vuole che tu vai da Lui. E Lui, come giudice supremo su tutta la terra, Lui ascolterà quali sono le tue richieste e tu porti le tue richieste a Lui, le presenti a Lui. E quando fai questo, la tua preghiera entra ad un nuovo livello, un livello di giudizio, un livello in cui diventa importante agli occhi di Dio, e Dio che è il tuo giudice e Gesù è il tuo avvocato, e Lui porterà la tua richiesta fino alla fine, assicurandosi che nessuno possa parlare contro di te, neppure il diavolo, perché Dio è il giudice di tutta la terra. Quando noi iniziamo a guardare agli effetti della preghiera, noi abbiamo molti vantaggi oggi, perché una grande ricerca è stata fatta in questo e ho visto che c'è una nuova forma di neuroscienza chiamata neuroteologia. Neuroteologia, quello che è che è lo studio della relazione fra i fenomeni spirituali e il cervello umano. Questo è sorprendente, che le persone studiano questo. Neurologi e psicologi studiano gli effetti nel nostro sistema nervoso della religione. E adesso andrò a guardare qualche report di questo. I benefici della preghiera, questo è uno psicologo che scrive, e dà 5 cose che fanno bene alla psiche umana nella preghiera. Ed è affascinante vedere tutto quello che questi dicono. Un altro dice che ci sono 10 benefici che ha la preghiera sulla nostra salute. Quest'altro studioso ne ha trovati 47 e ci dice quali sono anche le cadute della preghiera e come dobbiamo evitarle. Questi sono scienziati che studiano e ci mostrano che possiamo persino pregare in maniera negativa. Il fondatore di questa neuroteologia dice che le attività religiose e spirituali hanno un profondo impatto sul nostro essere e può ridurre lo stress. Oh, mi sembra proprio come dice la Bibbia, di pregare per ogni cosa e di non preoccuparsi di nulla. Rimuove la resistenza alle malattie e aiuta le nostre capacità mentali e ci aiuta a vivere vite più lunghe. Questo è straordinario. Gli scienziati ci mostrano quello che la Bibbia ci ha sempre detto. Diamo lode a Gesù per questo. E veramente mi piace tutto questo. Voglio leggervi un estratto di questo articolo dell'Associazione dei Medici in America. Ed è un test che è stato fatto su Mrs. A, no, non è il suo vero nome ovviamente, e quindi per non entrare nella sua privacy. E questo è quello che dicono di questo test. Alcune persone hanno del dolori e stanno male, ma non io, dice questa signora, non io. Pregare rende il dolore molto più facile da sopportare. Alle volte io prego mentre sono in dolore
mentre sto male e sento che il male se ne va, il dolore se ne va. E lei soffre di gota, di diabete, di artrite e di problemi alle ossa, e tutto il suo corpo soffre, anche e soprattutto le gambe. E lei non ha trovato nessun aiuto nelle medicine o nell'assistenza medica, ma lei vive da sola e dice che come riesce a prendersi cura di se stessa senza nessuna assistenza da altri, ma va regolarmente in chiesa. E lei è veramente una sorpresa per i medici, perché dicono che scientificamente non potrebbe essere capace di fare tutto quello che fa. E lei ha continuato a vivere con queste malattie che continuano a peggiorare, eppure lei continua a vivere pienamente la sua vita, perché lei ha fede in Dio e nella preghiera che l'aiutano nei momenti difficili. Questa è una testimonianza sull'efficacia della preghiera, una testimonianza scientifica. E vediamo che qua non stiamo parlando della Bibbia, di quello scritto nella Bibbia, ma di quello che gli scienziati stanno dicendo e stanno studiando queste cose. Spesso la preghiera si concentra su cose positive e riduce lo stress, la rabbia e l'ostilità verso gli altri, ma anche la preghiera ha delle connotazioni negative. Ora, con un test fatto su 600 pazienti, hanno trovato che il rischio di morte tra quelli con una prospettiva negativa, tipo «Oh, non so se Dio mi ha abbandonato», o «Oh, non so se Dio mi ama», quel tipo di preghiera, oppure «Oh, il diavolo mi ha mandato tutto questo». Stiamo parlando di un contesto dove ci si prende cura di pazienti con problematiche mentali. Andare da Dio e parlare dei nostri dolori con Lui non è una cosa negativa, ma quando noi continuiamo a portare a Lui tutte quelle cose negative che non gli appartengono, che non vengono da Lui, quello può avere un effetto negativo sulla nostra salute. Oh, certo, qualcuno di voi può dire: «Oh, ma tutti questi studi vengono dall'America, in America fanno sempre queste cose». Allora adesso vi leggerò dal giornale britannico di psicologia. Pregare può ridurre il tuo livello di stress e di ansietà. Oh, ecco, questo è quello che ci dicono i dottori, ma noi diamo il Vangelo. E anche può esserci una più alta probabilità di essere positivo e di avere meno ansietà se tu vai in chiesa e adori il Signore. Alleluia, ecco, questo è il posto dove essere. Allora, molto di quello che io ho detto ci mostra anche delle difficoltà se vogliamo essere realisti. Noi vogliamo vedere le cose in maniera corretta e quindi torneremo su questo. Ma è bello vedere, almeno in parte, delle conferme su quello che la Bibbia ci dice, delle conferme scientifiche. È diverso, fa la differenza quando tu preghi. Ad esempio, Gesù parla di quella vedova che va dal giudice e continua ad andare fino a che il giudice non dice: «Dategli quello che vuole». E se il giudice ingiusto risponde così, quanto più il nostro Padre ci benedirà e benedice quelli che persistono nella preghiera. Per questo noi dobbiamo continuamente pregare, mai lasciare, mai abbandonare. E vediamo alcuni di questi effetti. Noi possiamo vedere le testimonianze persino dal mondo medico. E qual è la differenza che la preghiera fa?
quando noi copriamo una certa situazione con la preghiera, pregando veramente, non cercando di sforzarsi chissà come, ma in maniera naturale con lo Spirito Santo, parlando a Dio di tutto. E ho visto che una delle prime cose che fanno la differenza nella preghiera è avere quella saggezza dello Spirito Santo, di sapere come pregare. E Dio ti mostra le situazioni, ti mostra cosa fare. E mi è successo a me anche questa settimana, oltre alle tante cose che dovevo portare a Dio, c'era una situazione molto complessa, stavo chiedendo a Dio come fare, e nella mia giornata, durante le cose normali che facevo durante quella giornata, improvvisamente è arrivata la risposta nel mio spirito e ho visto in maniera chiara, in 30 secondi era risolto tutto, perché appena ho agito secondo la guida che lo Spirito Santo mi ha dato, subito le cose sono messe a posto. Questo è venuto con la preghiera. Alle volte noi preghiamo e delle circostanze straordinarie veramente cambiano, le situazioni vengono cambiate e le nostre circostanze sono risolte. E quando dici, oh là c'è il problema, e tu preghi e il problema viene cambiato, perché Dio cambia le cose. Io quando ero un giovane credente, il primo anno da credente, ogni preghiera che io pregavo era risposta. E dicevo, sì, ecco, tic, ho risposto, tic, ha risposto. Anche situazioni molto difficili, situazioni fisiche. E per me era normale vedere la guarigione, esempio. Io pregavo, qualcuno era guarito, veniva guarito. E per un anno tutto è andato così, fino a che non ne ho parlato con un maturo cristiano. E purtroppo quella persona mi ha detto, oh, non pensare che Dio continuerà sempre a rispondere così, perché quando sei maturo non è la stessa cosa. E sapete, dal giorno dopo non ho più avuto le stesse risposte. E io mi chiedo cosa sarebbe successo se non avessi mai incontrato quella matura cristiana. Ma alle volte tu non hai immediatamente la trasformazione, non hai immediatamente la risposta, allora tu devi persistere nella preghiera, ed è questo che ci insegna la Bibbia, di continuare a pregare. Non avremo subito magari dei cambiamenti, però se continuiamo a pregare possiamo continuare ad avere fede. E alle volte, quando noi preghiamo per un certo periodo di tempo, la situazione si risolve da sola. Anzi, è lo Spirito Santo, ovviamente, che sta operando in modo che tu non lo puoi riconoscere. Un altro effetto potente della preghiera è quando tu preghi, tu sei potenziato, tu ricevi potenza per vedere la risposta alla preghiera, perché tu diventi la risposta alla preghiera. Quando Gesù ha pregato, pregate così, dacci oggi il nostro pane quotidiano, apri la finestra, ti metti fuori, aspetti che arrivi il pranzo, che scenda giù dal cielo, oppure quella preghiera significa dammi forza per uscire fuori, trovare un lavoro e lavorare. Tu diventi la risposta a quella preghiera. Se tu sei in prigione e non c'è modo perché tu possa uscire fuori, e Dio manderà una risposta. Questa è una storia vera. Una storia vera che ho sentito. C'era una vedova che viveva vicino a un ateo, e quest'ateo sempre la criticava. E lei pregava un giorno e diceva, Signore, non ho soldi, Signore, aiutami, non ho da dare da mangiare ai miei figli. E il vicino di casa sentì quella preghiera e lui disse, adesso ho il modo di mostrare a lei qualche cosa. Lui andò al supermercato, fece la spesa e gliela lasciò davanti alla porta. E quando lei aprì,
trovò questa spesa e lei disse: oh, grazie signore che hai provveduto. E subito l'ate uscì dalla porta e gli disse: no, sono stato io, non è stato il signore. E lei gridò: alleluia, alleluia, non solo signore tu hai risposto alla mia preghiera, ma hai anche mandato il diavolo per portarla alla mia porta. Ho detto che voglio tornare ad alcune di queste ricerche scientifiche. Questa neuroteologia trova degli effetti positivi nella preghiera. E questo ci mostra che noi siamo stati creati per pregare. Quando preghiamo, cose buone succedono in noi. Ma la preghiera non è semplicemente perché ci accadano cose buone a noi, ma la preghiera è per glorificare Dio. Tu non usi Dio per sentirti meglio. Oh, sempre che vuoi sentirti meglio, ma tante volte quando preghi non ti senti sempre meglio, alle volte ti senti peggio. Alle volte diventa peggio prima che possa diventare meglio. E alle volte la nostra esperienza non è così piacevole. Gesù nel Getsemani stava agonizzando. Oh, se noi non conosciamo quel tipo di preghiera, non entreremo nella preghiera soprannaturale. Oh, se noi abbiamo quella preghiera superficiale, allora andremo a cercare un altro Dio quando quel Dio non funziona, non risponde come vogliamo noi. Noi non usiamo la preghiera per avere quello che vogliamo. È incredibile come Dio risponde alle preghiere. Le volte ho bisogno di qualcosa, vedo che Dio risponde e io veramente ho quell'orgoglio pastorale che quando perdo qualche cosa chiedo a mia moglie e dico: oh, dove ho messo quella cosa? E lei non me lo sa rispondere. Io allora chiedo a Dio: Dio, dove ho lasciato le mie chiavi? E io mi sento stupido alle volte a chiedere a Dio dove ho lasciato le mie chiavi, però la cosa straordinaria è che Lui risponde. Non è meraviglioso? Ma noi non usiamo Lui semplicemente per trovare questo o per avere quell'altro o perché vogliamo che faccia questo o faccia quell'altro. Lui non è lì per noi per questo. E la preghiera non è una pallottola che spari nel cielo, spari una volta e basta e tutto succede. No, la preghiera è avere fede in Dio, continuare a chiedere in Lui anche quando tutto si mette male, le cose sembrano andare peggiorando, eppure noi continuiamo ad avere fede. La preghiera è una promessa meravigliosa, non solo per farti sentire meglio, per farti tutto il bene che vuoi. Questa è una meravigliosa promessa perché la risposta a quella preghiera supera qualunque cosa che possono misurare quelli che hanno scritto queste ricerche. Perché quella donna che hanno fatto quella ricerca, loro non possono misurare l'impatto spirituale della preghiera sulla vita di questa donna. Loro non capiscono che quando preghi tu ricevi la pace di Dio. Ed enfatizziamo la pace di Dio. Sto vedendo il tempo così che sta passando. È la pace di Dio. Questa non è così una pace che mi posso procurare io da solo con qualche meditazione. Questa è il shalom di Dio. E non sono semplicemente qualcosa di bello così che mi sento, ma è quello che Dio ha per te e che Dio ha preparato per te perché tu abbia questa pace. E va oltre quello che si può capire, quello che gli scienziati possono analizzare, al di là di tutto quello che può essere analizzato, al di là della comprensione umana, perché è soprannaturale. Questa pace guiderà il tuo cuore, la tua mente. Quando tu vivi in Cristo,
Quindi, con tutto rispetto, questo non è qualcosa che i buddhisti dello Zen cercano di ottenere con la meditazione e tutti i benefici che possono arrivare da quello. Ma se tu credi che c'è qualche cosa di più grande, allora in maniera psicologica certo ti aiuterà a sentirti meglio, ma non riguarda solo la psicologia, questa è la realtà di chi è Dio che entra nella tua vita. E mette dei poliziotti e mette delle guardie intorno a te perché nessuno possa disturbare la tua shalom. E veramente per me questo è qualcosa di meraviglioso. Quando noi parliamo di preghiera, Dio ti darà una pace soprannaturale per il tuo cuore travagliato. E l'unica cosa che ti può preoccupare dopo è che non sei preoccupato quando dovresti essere preoccupato. Ma tu sai che Dio è in controllo. Lui sa che tu hai una tendenza ad essere preoccupato di qualcosa proprio che ti spezza dentro, perché questo significa quella parola. Ma Gesù ha detto: io vi darò la mia pace, una pace che il mondo non ti può dare, più grande di quanto tu possa immaginare o pensare. Impara a pregare per ogni cosa. Non ci sono circostanze che siano al di là della sua capacità di intervenire e di risolvere. Impara a vivere con Dio. Io vorrei che tutti noi fluissimo in questa preghiera. So che probabilmente lo facciamo già tutti, ma io so che c'è ancora di più. Non ti dico: oh, tu devi pregare di più, tu generazione incredula. No, sto cercando di incoraggiarti a scorrere con lo Spirito Santo nella tua devozione personale e negli incontri di preghiera, quando ci riuniamo insieme qua e quando ci riuniamo in tanti per pregare, per lodare, e possiamo coprire tutte le cose in preghiera e vedremo nel tempo la differenza che questo farà nella tua vita. Amen.